Ehi la ciurma, io sono Mazzatessa e benvenuti in questo video di Battle Brothers. Battle Brothers che non ho mai portato sul canale, ma è un gioco a cui ho giocato parecchio. Sì, quasi 40 ore. E che ho molto apprezzato, ma non ho mai recensito alla fin fine. E niente, ve lo mostro un po' così in un video estemporaneo, visto che ultimamente non riesco a stare molto dietro alle recensioni. Vediamo un attimo se riusciamo a vendere qualcosa in questa cittadina. 161, potrei ricavarci molto di più. Abbiamo bisogno di un po' di tools. Neanche troppo. Cibo, ne abbiamo per quanti giorni? 2 giorni, va bene. Questa missione qua che ci dà, che cos'è? È due, ma. Vediamo un attimo. Fighting Goblins. Allora, ci devo pensare un attimo. Più che altro per il fatto che, se non ricordo male, abbiamo della gente di livello basso che ho preso ora come ora. No, forse qua di sì, questo qua è un livello 1 per sostituire questo che ha avuto una ferita, cioè trauma permanente, per cui sarà difficile che lo riutilizzo di nuovo perché ha il 40% in meno di resolve, quindi scapperà più facilmente dai combattimenti, e il 30% in meno di iniziativa. Non lo so se combattere contro il Goblin può essere una buona idea, ma proviamo. Male che vado, ho salvato e non sto giocando in Iron Man, quindi vediamo un pochettino. Allora, dove ci manda? Fin laggiù. Mi sa che sarà impegnativo allora, eh. Poi ci pagano 2210 per uno di due teschi. La difficoltà dei contratti va in base ai teschi e quindi. Siamo una compagnia di mercenari. Siamo una compagnia di mercenari, come avrete potuto intuire. Il gioco aumenta di difficoltà man mano che si va avanti, che la nostra compagnia sale di livello. E si va a combattere sempre più. 7 briganti. Questo sarebbe un ottimo. Se li pigliamo, sarebbe un'ottima cosa per far salire di livello i miei amici. Sono alcuni marksman e, scusa, e alcuni raiders, quindi sono più raiders che marksman. I marksman sono abbastanza pericolosi in genere perché da distanza ti colpiscono con le frecce. Spero che non abbiano delle balestre, perché con le balestre fanno davvero tanto tanto male. E abbiamo uno con la balestra, però sono solo 7, noi siamo 12. Ah, questo dobbiamo focussarlo. Questo fa un danno boia quando arriva con sta. Allora, andiamo. Com'è? 60. Quanta percentuale abbiamo? 66 su tutti. Andiamo. Oh, ottimo. Andiamo a cercare di tirarcelo giù fuori dai giochi il prima possibile. Oh, o andiamo su lui o andiamo su loro. Io andrei prima su lui, direi. Allora, o uno preciso da 51 o due da 33. Due volte un terzo di possibilità o una volta al 50? Direi una volta al 50. Yes! Yes, ottimo. Allora, facciamo uno spear wall qua così non ci vengono addosso. E andrei a cercare di menare uno di quelli distanti. 45-47, andrei sul 45 balestriere. Ottimo! Quando vanno a segno gli arcieri danno davvero molte soddisfazioni. Allora, lui aspetta senza far nulla. Lui aspetta senza far nulla. Lui aspetta senza far nulla. Anche. Spear wall anche qua. Niente, passiamo. Questo aia. Ecco. È molto pericoloso quello perché fa un male boia davvero. Adesso mi sa che dovrò. Facciamo così allora. Facciamo che switchare di posto loro due e switchare. E switchare. Così poi dopo posso farlo scappare senza problemi. Ok, questo ha molta poca armatura. Quello un po' può essere un problema, ma speriamo che di riuscire a tirare giù il balestriere il prima possibile. Adesso focus a questo. No, aia l'arciere. E passano i giavellotti. Ov ovvio, ovvio, ovvio. No, sono fuori per il. Sono fuori dalla distanza per me.
Allora, no, con quel rischio di colpire uno dei miei, gli altri hanno lo scudo, andrei su questo qua che... niente, che è senza scudo. Aia! Riusciamo a tirare giù quello, 38% non è tantissimo, infatti. Niente. Aia! E son guai, infatti. Porca miseria! Mi sa che qua rischiamo di brutto di perdere qualcuno. Oh, buon tiro, dai. Quello nuovo ci sta dando buone soddisfazioni. Io farei che girargli attorno riesco a colpirlo se faccio il giro così. No. Però gli metto pressione, ci sta. E... tu metti, parati con lo scudo perché qua rischiamo di prendere davvero delle brutte botte. E farei che andare all'attacco. Libero anche il cane, rischio di perderlo ora come ora il cane. No, aspetto ancora un turno per liberare il cane. Allora, andiamo così e... colpo in testa. Quanto è? 59%. Vai. E niente. Proviamo a colpire di spadate questo, niente. Lui mi sa che lo shield wall, lo spear wall è fallito di brutto. O andiamo ad aiutare giù sotto. O andiamo in là, io andrei in là. Lui ha anche lo scudo lungo contro gli arcieri. Direi che possiamo mettere un po' di ansia a quegli arcieri, cercare di toglierceli di mezzo. 37, 55, 64. Andiamo sul 64 e niente. Fallisce di brutto. Questo ha finito il turno. Questo si sta scudando. Allora, ho un po' paura per quello che è rimasto là da solo, soletto, contro i due arcieri. Ma loro non sembrano particolarmente preoccupati. Fortuna che mi è mancato di brutto. Allora, proviamo. Niente, mannaggia i fail che mi fanno. 63% aveva. Ottimo, buone schivate. Dai, sti 38%, li mettiamo a segno. Niente. Oh, nulla, non ci entra nulla, ma... ci rendiamo conto, 66, ok. Ok, così è andato quello. Allora, tu vai qua, così non sei proprio sotto il balestriere. Ok. Vai. Cribbio, sono solo un paio di raiders, non è niente di... allora, io, visto che lui è di livello basso, lo farei muovere qua e cercare di uccidere quello, ovvio, niente. Tirate giusto balestriere, niente. Come non detto. Come ho detto, non è niente buona la situazione qua. Potrei rischiare troppo. E ancora. Oh, finalmente. Mannaggia. Andiamo su questo che è stunnato. Nulla. 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 Ok, ha missato. Ha missato. Ah, quello inizia a scappare. Direi che è l'ora di iniziare a liberare i cani, allora. Ok, ottimo. Ok, quello è andato, quindi posso switchare con quello lassù. No, proverei ad attaccare questo. Vorrei lasciare morire quello per mano del tizio di livello 1, perché così sale di livello. Ce la fai. Oh! Bravissimo! Niente, questo non ne vuole sapere, ma quello ci ha lasciato le penne ed è una buona cosa. Ecco, tu ingaggia in melee quell'altro. Gli vai appresso? No, vai su questo. Ok. Tu ci arrivi a quello, sì. Yes! Ottimo. Ottimo, forse ce la facciamo senza alcuna perdita. Allora, vediamo un po'. Sì. Andiamo su quello. E ancora. No, questo lo lascerei qua perché vorrei cercare di finire questo qua con quello di livello 1 per fargli prendere un po' di esperienza in più. Aia. Ah, sta sanguinando. Rischio di colpire l'altro, però così, eh.
Niente, passiamo il turno con lui. No, lui. Ottimo! Non ho neanche bisogno dei cani alla fine perché non dovrebbero scappare. Allora, proviamo a colpire questo. Allora, tu torna in questa direzione. Tu resta te nella presa, sei ferito gravemente, non voglio rischiare di perderti. Tu attacca, attacca. Se vado... Non riesco a uccidere quello, eh. Turno dopo. Quello è quasi morto. Io spero di riuscire a... Ah, anche quello è quasi morto. Oh. Cercherei di lasciarli tutti e due in vita in modo da farli uccidere poi a lui. Quindi skippiamo tutto, via, 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 se possibile, visto che siamo comunque in una buona situazione. Non lui, non lui, non lui, non lui. Ma quanto poco ha di iniziativa? È un livello 1 effettivamente. Allora vai, questo dovresti riuscire. Ottimo, buono. Ah, l'altro cercherà di scappare, niente, quindi non riusciremo a ucciderlo secondo me. No, per adesso, adesso tenterà la fuga, come potete vedere c'è la bandiera bianca completamente piena, ecco, quindi ha tentato la fuga ma è stato colpito nella fuga, quindi è morto. Allora, lui si è preso una ferita purtroppo che ci metterà da 3 a 4 giorni per curare. Può essere un problema visto che dovevamo andare dall'altra parte. Abbiamo preso un po' di cibo, poco, in realtà un po' di soldi, la balestra è quella scarsa, vero? Però abbiamo un hunting bow che è molto comodo e una long axe, lascia da due mani. Questo è uno di quelli scrausi abbastanza, una Scaramax che non vale tantissimo. Allora, noi prendiamo tutto e vediamo allora di mettere l'arco più importante a lui. Perché questo... Dove è andato? Questo qua, il Hunting Bow da 40-60. Sì, è molto più importante che non quest'altro qua. Sistemiamo un po'. Abbiamo un po' di roba poi da vendere, ma no problem. No, la Scaramax mi conviene. No, non mi conviene fissarla. Al massimo vendo questa. Ma riparati gli oggetti valgono di più. Chi è che è menomato lui? 1-3-3-4-1-3-2 giorni. 2-3. Anche lui è un po' messo male. Anche lui. Allora, io switcherei questo, anche se le spire non sono comodissime da avere in attacco. Ma lui è già specializzato in lance, sì. Mi conviene tenermi questo nelle retroguardie, però perché focussano tutti quelli col quello col martello? Non lo so. Non so se switchare arma a lui, cambiare, mettere... Gli metto via questa, per ora gli do... Un flail, dai. Non li ho usati di recente i flail, ma ci può stare. Allora, facciamo un salvataggino, giusto per essere sicuri. E continuiamo ad andare dove stavamo andando, che è fin laggiù. Non ci metteremo mai 3 giorni. Spero che almeno le altre ferite guariscano, perché non ho così tante scorte di persone. Allora, guardo solo. Ok, 13 minuti stiamo registrando. Poi, tra l'altro, la mia ambizione è quella di distruggere dei campi controllati dagli orchi. Ma ora come ora mi sa che ho la compagnia che non è abbastanza in forma. Qualcuno è salito di livello, non l'ho controllato. No, nessuno, ma neanche questo qua è salito di livello. Per uno sputo. Dovrò dargli student. Oh! Ok, c'è stato un evento per cui è. Ok, lui è passata la ferita. Buono. Anche se credo che l'orecchio tagliato non dia... Il taglio orecchio non dia troppe... Ah, meno 15 di iniziativa. Altri briganti, chi cavolo sono? Thugs e Raiders. No, direi che possiamo effettivamente scontrarci con loro. Sono molto scarsi. Sì,
Tugs. I Raider sono mediamente forti, ma non hanno nessuno dalla distanza, quindi non dovrei avere nessun problema al prendermene cura, anche se lui ha l'orecchio tagliato. C'è un taglio all'orecchio. C'è qualcuno che continua a suonare, ma non so che cosa cavolo vogliano. Dubito che sia una questione mia. Allora, niente, tu aspetti. Allora, chi dobbiamo focussare? Dobbiamo focussare lui, perché fa davvero tanti danni con quella. Ecco, ottimo. Tu vai con Spearwall. Ma, scusatemi, ma